Sì. Anche a me, sì. Comunque la piramide umana, attenzione, no, ancora no, lì. Non si è vista bene, ripassate, ma come largo, ripassate? Allargate le camere, vediamo. Ecco, perfetta, qua. È perfetta. Vedete, vedete, ci siamo quasi. Vedete, venga, venga, si avvicini pure. Ho beccato un po' di... Stava uccidendolo. Ma quasi decapitato. Signor Pericoli, scusate, stava uccidendolo. Allora, io vi presento lo studio, il parterre, abbiamo Gennaro, Luis. Sì. Questo qui. È iniziata solo da mezz'ora la trasmissione. Fai una battuta da ridere veloce su. No, ancora? No. Di una battutina. No. No, su biondi lì... magari, su biondi, ne ha qualcuno su biondi? Dai, dica una battuta. Non ho il microfono. Ah, allora niente. Vabbè, siamo veramente alla frutta. Senza. Allora, alla mia sinistra sapete che c'è Simona, sì. E Rifagno, sì, che non lo inquadriamo. Signor Piccoli, per sono 31 minuti e 8 secondi in questo momento che siamo in onda. Lei perché ci vuole illustrare gli ospiti, lo studio? No, perché prima non l'ho fatto, però adesso io taglio corto e vi presento, essendo un periodo che dei bambini... No, dei, scusi, si vede, no, che cosa hai bambini, in bambini, animali in studio, no? Sì, no, ci accontentiamo di quelli studio, che già ci sono. Noi ci siamo permessi di chiamare dei bambini, dopo, no, bravo bravissimo, lo, sì, zecchino d'oro, no, la domenica, no, domenica e, no, l'altra domenica, no, anche noi, cioè, cara Simona, volevamo. Quindi, no, vediamo questi bambini che cosa hanno da proporci. Scusate, bravissimi. È un'esigenza, vediamoli, eccoli. Fare un soldino di mare, no, perché, no, regalare lo voglio a te. Lo potrai posare, no, questo sarebbe bravo bravissimo. È una nube d'oro, carezzerò quasi due questa piccolissima sorte è nata. Con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato, ogni innamorato, no, no, la sa bene, la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà, la 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 la. Senti, va bene, la vogliamo fare finita? Gianduia, questa cosa vergognosa lei ce la poteva risparmiare, ecco, però, scusate, insomma, perché voi non avete partecipato, ma un attimino, avete cantato in coro all'unanimità due secondi per sdrammatizzare anche, un mezzo tono sotto avete cantato. Questo è vero, questo è vero. Allora, silenzio papà, ecco. E anche i nonni hanno cantato benissimo, che cosa volete? Ditemi come cosa, no, volete. Lei si deve vergognare, no, per queste pagliacciate. Voi dovete vergognarvi perché, noi? Sì, sì, perché su una trasmissione avete, sì, detto una corballeria. Ah sì? Sì, che allora... l'Italia aveva perso 2-0 con la Croazia. È vero, abbiamo detto di non mai dire gol. E il gol di Baggio, di Dinuccio. Ha ragione. Se ne sono accorti, anche la Gazzetta, l'hanno scritto. La Gazzetta l'ha scritto subito, sì, è Viale d'Arguito, però siccome c'era in vacanza Candido Stracandido, Ipercandido Canavò, appena è tornato ho messo le cose a posto. Ah, cioè, sì? Infatti, ma che news, qua, in prima pagina editoriale c'è scritto solo una partita dell'era sacchiana. Sì. Paragonabile all'orrenda serata di Palermo, sì. Italia-Irlanda, Yankee Stadium, debutto mondiale. Ma no, adesso io voglio spiegare una cosa. Questo, sì, è lui in persona. Lui in persona, sì, l'ha scritto lui. Con la sua firma. Allora, personalmente, voglio dire che non è lo Yankee, no, è il Giant Stadium. Perché nello che Yankee non c'ha nessuna differenza, per essere precisi. Sì. Lo Yankee Stadium ha una particolarità: che in, sì, mezzo al campo c'è una montagna. Eh sì, perché è lo stadio del baseball. Del baseball. Allora, cosa deve fare una squadra ospite o casalinga, sì, superare il centrocampo dove c'è la montagna, esatto, basta giocare con lanci lunghi, no? Esatto, bravo. Questa piccolissima, no, no, serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato.